Amiche, buonasera amici, bentornati per un'altra puntatona di Jump on Stage. Io sono come sempre Luisella, sarò con voi dalle 18 alle 19.30 in questa domenica 13 novembre. Cioè, giusto così per far capire che siamo in diretta, lo sottolineo. Come al solito, prima di cominciare, vi ricordo un po' di cose che dovete sapere. Intanto, se volete, oltre che ascoltarci dall'FM, potete vederci anche dal sito www.radiopnr.it. Basta cliccare su Watch Live. La cosa più importante poi è un'altra, cioè se volete comunicare con noi, il numero è sempre quello, il 346-5824-246. E mi raccomando, mandate tanti messaggi oggi perché sarà una puntata un po' particolare. Vabbè, lo scoprirete vivendo, come si suol dire in questi casi. Se non l'avete fatto, scaricatevi anche l'app di Radio PNR, così intanto occupa pochissimo spazio. Io sono una che ha sempre il telefono imballato, ma credetemi, occupa davvero poco spazio. E da lì potrete seguire tutti i programmi di Radio PNR, ma soprattutto Jump on Stage. Come ho detto nelle storie e nell'evento che ho creato apposta per questa puntata, sarà una puntata un po' particolare. Cioè, anzi, io devo dirvi la verità, ho anche un po' paura di questa puntata. Ma vabbè, ma andiamo avanti per gradi. Perché temo che mi sfuggiranno un po' le redini di mano. Ma non importa, io ho fiducia e allora vi presento i miei ospiti di questa sera. Diamo il benvenuto a Edi e a Julie. Buonasera. Ciao a tutti, benvenuti. Però io ti non mi vedi? No, non sento niente in cuffia. Non senti niente in cuffia e questo non già è una bellissima notizia. Anche lui. Fantastico. Cominciamo bene col botto. Vai, amplifon. Cominciamo bene, anche alzando i volumi non vi sentite? Niente. No. Bene. Niente. Prima si sentiva. Non lo so. Se prima si sentiva. C'era un tasto power che Giulia aveva spiegato. Se prima si sentiva e adesso no. Qualcosa avete combinato. Ecco, quindi cominciamo già bene la puntata. Benvenuti a Jump on Stage. Grazie. Anzi, bentornati. Bentornati. È vero, la seconda Quando volta. Ci siamo visti? Prima del Covid. Prima del Covid. Quindi 20 anni fa. Praticamente sì, all'incirca 20 anni fa, perché... Tu adesso devi mandare qualche canzone o posso cominciare già col botto? Ah, guarda, io sono nelle vostre mani, io quindi... voglio cominciare la puntata. Sì. Tanto mi presento, sono Edi. Ecco, esatto, bravissimo. Il detentore italiano di messaggi inviati a Radio DJ. È vero. Mi mando una vagonata. È vero, e tantissimi, diciamolo però, che vengono mandati in onda sì, da loro. Sì, tanti passano, bello. È una cosa figa, no? È il mio motivo d'orgoglio. Ma poi perché devi fare citare la concorrenza? Capisco. Ma no, un po' di correttezza. No, si può fare, DJ. Tranquilli. Allora, siamo gemellati con la DJ. Quindi. Linus è qua di famiglia Linus. Assolutamente, salutiamo Linus, tra l'altro. DJ Angelo, ho visto un paio di volte in qualche festa. E quindi dicevi, Edi? Voglio cominciare col botto, nel senso che io ho fatto un botto l'altra sera, sono andato a prendere la pizza. Sì. Saluto Ristorante Italia di San Martino Sicomario. Ci ha fatto la marchetta, Ristorante Italia, mi raccomando, pizza per tutti. Pizza cioè, è buonissima, ok? Qua e... l'indirizzo ve lo do dopo, mi mandate un messaggino al 346-5824-246. Io vi dico l'indirizzo per portarci le pizze, arriveranno un po' freschine. Però arrivano. Allora, parcheggio, ci sono due scalini per entrare lì, uno l'ho fatto, l'altro no. Volato dritto, picchiato una ginocchiata con tutte e due le ginocchia. C'era lì fuori una ragazza che stava fumando, mi fa... Tutto bene io. Insomma, come il film di Pozzetto quando è andato contro il divieto di sosta, ti sei fatto male. Sì. No! Sì. Tutto insomma, okay. Così, poi è uscita anche la cassiera, mi fa tutto a posto. Sì. E allora, sai, ambulanza? No, ambulanza no. Però per fare un po' il figo e sdrammatizzare la cosa, ho detto meglio adesso che dopo con le pizze. Effettivamente sarebbe stato molto però più però mi grave. Fa ancora male le ginocchia, ecco, è tutto lì. Ma quello è anche un po' frutto della stagione, del peso, della stagione, dell'età soprattutto. No, l'età non si dice, l'età, siamo dei ragazzini tutti. Sì. Ma ragazzi, io ho paura un po' di voi, vi dico la verità. Ma perché? No, perché io lo so che perderò completamente il controllo di questa trasmissione. Come se fossimo gente che fa casino, no? Io, Giulia, ti ricordo solo una cosa, che questa è una radio... della diocesi di Tortona. Quindi, esatto. Salutiamo Don Paolo, il direttore di Radio PNR. Grandissimo, grande Don Paolo. Ho visto oggi un anno forse che è morto. Chi? Chi? Chi?
Che stai facendo adesso? Gian Piero, lo steccone, sì. Non so perché, ho avuto purtroppo paura anche adesso. Ogni volta che dicono qualcosa. Giulia è una mina vagante, non si sa dove va. Così bravo io. Vabbè. E niente, quindi che si fa? Ma non so, Giulia, vuoi raccontare qualcosa? Cos'è che non abbiamo detto la scorsa volta? Infatti, perché tante cose le abbiamo raccontate, ma comunque... Il viaggio a Barcellona, sì, avevamo detto qualcosa. Non lo so, no, non penso. Perché diciamolo per chi magari non vi conoscesse ancora o non avesse seguito l'altra puntata... vi conoscete da un paio d'anni voi sì, due? Sì, giusto? Forse bene. E avete fatto giusto due o tre cose insieme. Sì, tante cose abbiamo tra fatto. Tra cui due. Anche partecipazione a programmi cult. Sì. Due anni bellissimi, Rai 2, Scorie che andava in onda dopo. Il grande Nicola. Con Savino, tutto lo staff di Radio DJ, sì. È stata veramente una bella esperienza. Ma perché siamo entrati lì? Tu ti ricordi? Sì, perché avevamo conosciuto? Abbiamo conosciuto Silvestri, DJ Poppy. Che è Silvestri? No, Daniele Silvestri. Daniele Rigato. Rigato, okay. Rigato. Personaggio che fa. Rigato! Poppy che parla un po' con la voce così, no? Rigato, di Pianello sì. Valtidone. Sì, che lui abita lì. Sì. Lui era il DJ storico del Mille Luci di Zavattarello. E quindi è stato lui l'aggancio. L'abbiamo che conosciuto portato in una serata e siccome eravamo tre stupidi, abbiamo subito. Vi siete trovati sì, subito. Legato, abbiamo legato subito. E poi una volta eravamo in fila, grazie a Luca Bergamaschi. Sì, grande per andare, Luca. Per andare nel pubblico, Poppy ci ha visto. Cazzo fate qui. Venite, buona, da lì siamo sì. A fare le nostre scenette. Come si dice, no? A volte i casi della vita ma tu che pensa, si cambiano. Sliding doors. La prima diretta che dovevamo fare come comparse noi era il cara doccia, ossia era un karaoke sotto la doccia. Chi andava a fare, arrivava la doccia, no? Okay. Doveva cantare. Edi non poteva andare che era troppo alto. Allora, no, non ci stavo nella doccia. Hanno scelto me, no? Allora io, vabbè, ma io non c'ho il cambio. No, ti mettiamo a posto noi, ti cambiamo noi, vai tranquillo. Non è andato in onda alla fine, però, però da quel momento abbiamo cominciato a fare... Ma cioè, faccio una domanda a Edi, ma non è andato in onda perché Giulio era nudo? Cioè, no, io no, che... no. Perché avevamo sforato coi tempi, perché ma andava si sa, la televisione in diretta così. In terza serata, sì. Perché ovviamente era dopo X-Factor o l'Isola sì, dei Fantasmi. O l'Isola forse. Uno e l'altro. Sì. E okay. Si allungavano ovviamente talmente tanto i tempi che poi bisognava la trasmissione tagliare. E noi quando parte. Non andavamo in onda facevamo il nostro spettacolo nella birreria proprio della Rai lì sotto. La birreria della Rai suona un po' male, sì, è strano in effetti il locale mecenate sotto gli studi Rai. Dà importanza alle cose che hai fatto, io sono lo concreto della Rai. Vado subito sul fulcro, quindi c'è sto locale sotto gli studi Rai e arrivavano tutti lì alla fine, sì, finita certo. La trasmissione ne arrivavano tutti lì per esempio conosciuti... passavano anche delle Belen da quelle parti o sbaglio? No, le abbiamo conosciute in un altro Ventura ricordavo male la Marini tantissimo. La Maionchi Morgan allora diciamo Malgioglio grande sì, la grandissima Maggi allora sì. Arriva Malgioglio, ho detto ma Cristiano vuoi cantare una canzone? Ma così quasi. Io ho detto, cosa fai? Una canzone da uomo o da donna? Da uomo mi fa. Cosa canti? Parole. Io mi è partito proprio lo scioppone e Edi si è messo davanti con la sua stazza, mi ha evitato. Ma non ce l'ho fatta, proprio. Proprio mi sono messo a ridere. Da uomo. Parole. Però fantastico. La roba inascoltabile. Ciao tesoro. No, adesso non andiamo a inimicarci anche Cristiano Malgioglio. No. Io ho un aneddoto io da raccontare. Dietro le quinte. Ormai. Sì. Ma no, vabbè, si può raccontare, ma dietro le quinte lì. Sicuro. Quello sì. Dei portantini? Che io e te in quel periodo facevamo le guardie celtiche per DJ Angelo. Sì. E in questa puntata doveva entrare Malgioglio portato tipo sulla lettiga. Allora è quella sì, dei portantini. Vabbè, però eravamo tutti dietro le quinte, ero così vestito da barbaro, no? Sì. In mezzo nudo, la fascia in testa così. Malgioglio si gira verso di me, abbassa gli occhiali e mi fa ciao. E io ciao, mi sono girato dall'altra parte, sono andato a fare un giro. Diciamo non che si l'hai sa colpito, mai. L'hai sì. Colpito. Meno male che non mi ha colpito. Diciamo che lui voleva farsi colpire. Ok, l'avevamo immaginato senza specificarlo. Beh, però sono belle tutte queste esperienze. Sì, guarda la Maionchi ci ha stupito, che io sono faccia di menta
diversamente da Edi, e gli ho detto io vado, Edi. Ma no, Giulia, vado. Cioè, ti sei lei lanciato... era lì, sono andato. Scusa Mara, posso? 20 minuti con me e lui a parlare. Dai, tranquillamente. Che carina. No, veramente. Ma io l'adoro, sì, cioè, sì. Non la conosco, ma lei l'adoro. Come la è pura, vedia. È così. Sì. Manda a fa culo. Oh. No, vabbè, scappa. Ma lo dice lei, era Don una... Paolo. Era una citazione. Dopo un po' che parlava col Giulio, bravo, sei simpatico, bravo, però sei basso. No, per me no. Non è vero, l'ha mai detto. Dai, bello. No, una volta che non ci volevamo fare lo spettacolo, io ho detto, Mara, senti, aiutaci tu, i vigili urbani vogliono. Ma no. Io già sento musica tutta sera, mi rompete i coglioni, no. Ti giuro. Poi però è andata a parlare con loro e abbiamo fatto lo spettacolo. Vedi? Che poi alla fine funziona così, quando c'è qualcuno che dice si deve fare, si fa. Però è veramente vera. Che bello. Uno dei pochi. Sì. Vera Maionchi. La famosa. Io ho seguito anche il suo programma, quello che hanno fatto recentemente insieme a Sandra Milo e Orietta Berti. Non l'avete visto? No. Quelle brave ragazze, se non erro. Sì, meravigliose. Sentito. Meravigliose. Tre donne che... cioè, vorrei diventare come loro. Non mi manca tanti anni. Come non siamo Milo, la Milo quanti anni ha? Sono sull'80. 40.000? Tantina. Però li porta bene. Fantastiche. Si sono girate tutta la Spagna. E la Maionchi faccia morire dal ridere, veramente. Sì, vabbè, sì. Dai, Ciccio, dai. Sì. Poi c'era Sora. E si è messo comodo. guarda che... Allora, ho una sedia basculante che mai avuto in vita mia, è bellissima. No, ma tra l'altro è anche consigliabile in radio dondolare col microfono perché l'acustica ne guadagna. Se lo tengo io, però. Lontano e si avvicina. Esatto, fa questo effetto basculante, senti come vedi come fa, va. Fa questo effetto un po', non lo so, altalena. Tipo ASMR. No? Pompottarlo sinistra destra. Allora. Allora, effetto Ace Ventura quando faceva con la finestra. Sì. Esatto. Beh, abbiamo anche gli effetti speciali stasera. Ma stasera, ovviamente, oltre a raccontare aneddoti e cose che vi sono capitate, sentiremo anche un po' di musica, vero? Sì, qualcosa che fa parte della nostra vita, sempre. Quindi poi abbiamo anche telefonate. Abbiamo ospiti. Abbiamo anche ospiti, infatti. Direttamente da Brescia, centrale del latte di Brescia. allora, ha proprio lo sponsor della maglietta. Ho capito, quindi ci paga lo sponsor, però. Il latte. Ok, quando, allora paga voi. Quando Edi mi ha detto che c'è questo ospite, beh, ho avuto una strana voglia di latte. Ho anche panna montata, però mi ha detto Edi, per fare la panna montata devi saltellare un po' questo ospite. Quindi... Allora, intanto mandate un messaggio al 346-58-24-246. È diventata paonazza. Io lo sapevo che sarebbe stata una puntata difficilissima questa. Ed è appena cominciato, esatto, sono solo le 18.15. Dunque, quindi... Io la panna, tu il cioccolato sulla sinistra. Vabbè. Avevo dei già cioccolato, stavo pensando. Perché stavamo dicendo che la musica è la vostra è la vostra vita alla fine, sì. Cioè in qualche modo c'è sempre stata per entrambi. Certo. No, guarda, io a parte che è un bel po' di tempo che non vado più in giro a cantare. Sì. Infatti tanto, io mi ricordo la tua ultima data. L'amore. Sì, eravamo insieme forse. eravamo insieme a Voghera. Sì, a Voghera. Sì. Bello, è venuta bene. Però hai un po' accantonato negli ultimi anni. Sì, poi gli impegni, la famiglia, il lavoro, una cosa e l'altra. È difficile far combaciare tutte le cose. Sì, non è semplice anche perché appunto viene, come si dice spesso, capita spesso in questo programma di tirar fuori questo argomento perché viene sempre visto comunque come un hobby, no? No. E quindi purtroppo uno poi deve fare i conti con le bollette, con la spesa. E quindi c'è come sempre il cosiddetto lavoro vero, che tra l'altro... Ma io faccio il musicista, sì, no, ma che lavoro esatto. Fa il musicista? No, dai. Però vedi, il tuo lavoro vero, alla fine comunque è sempre artistico. È sempre artistico. Perché tu sei un grafico bravissimo. Un grafico. Esatto. Sono un grafico, io stampo, realizzo file partendo da un logotipo, proprio il termine giusto, logotipo, anche se il cliente non ce l'ha, io lo posso realizzare e da lì si può adattare a tutte le varie stampe che
parte dal bigliettino da visita fino ad arrivare al mega striscione che può coprire un palazzo. E fino ad arrivare anche al logo di Jump on Stage, per esempio. Chi l'ha fatto? È come gli striscioni che ha fatto per il mio spettacolo, che devo ancora pagarli, tra l'altro. A distanza di quanti anni? 3 o 4 Cosa mi paghi tu, Giulio? Dai, vabbè, niente. No, ma lui segna, lui marca, poi fate i conti. Libro nero. Quindi. E Giulio, invece, tu riesci a vivere comunque no, del tuo lavoro? Assolutamente no. Però lo fai lo perché stesso. Io da 15 anni vivo solo di musica e sono cavoli, per non dire. Sì. Sono uccelli per diabetici. Sì, ecco. Soprattutto col Covid che mi ha ucciso, come tanti altri che vivevano di questo lavoro. Certo, è stato uno dei settori. Il terziario più è stato massacrato. Sì. E adesso non è che vada tanto meglio perché. Ma anche perché è una catena, perché poi hanno sofferto i locali. La catena ormai. Niente, gli è partito. Io quando sento le parole parto. Eh sì, giusto. Dicevo, è stata una catena. Perché poi anche è un serpente che si muove la esatto, anche il cobra locali. Non è un serpente. Bello però. Fetente. Dovremmo farlo tutta la puntata. Ogni parola che diciamo tu parli. Ok, vado, ciao, parole. È stato bello. Bello. Vedi che secondo me tu dovresti partecipare a un quiz. Sì. Tipo, non lo so, don't forget the lyrics. Qualcosa io? Ma no, Giulio dovrebbe partecipare. Perché il Giulio le canzoni le sa tutte a memoria. Le sa tutte. Come no? Andrò a far figure da barbone. Ma si può spoilerare, no? Non credo. Io non sono... Certo di andarci, però sistemo io la situazione. Vai. Il Giulio forse, ma non è detto, potrebbe andare in un'altra trasmissione di cui non facciamo il nome. Non facciamo Forget il lyrics, nome. Sul 9 alle 8:30, alle 20:30. Ma sai dove ti ci vedrei bene io? Caduta libera. Non so perché. Non lo so, io invece avrei problemi con la botola, sì, sai? Sì. Piacerebbe tanto sapere cosa c'è sotto quella botola. Ma pare ci siano dei cubotti di gomma piuma. Sì, pare. Dicono, cubisti. E degli omini neri. C'è anche questa leggenda degli omini neri che vivono sotto il palco di Caduta Libera. Umpa Lumpa sono. Ci sono degli Umpa Lumpa tutti neri da testa in piedi con le mascherine nere. Ma che come cadi in questo buco ti tirano fuori, cioè, tirandoti per le mani. Dicono questo. Dicono. Io poi non so se sia vero, però lo scopriremo solo partecipando. Chissà, magari in primavera, estate, chi lo sa. Ragazzi, mi cantate qualcosa, mi fate sentire un po' di musica. Sì, cosa vuoi sentire? Oh, così è brutale. Guarda, ti lascio. Io intanto ho tutto quello che vuoi. Allora, quindi... io fammi vedere un po' la lista, va, okay, delle canzoni. No, il pane l'hai preso. Ok, sì, il latte c'è, abbiamo detto prima. Però io poi. Meno male che non l'hanno sentita. Perché... Io poi voglio far cantare anche te, Luisa. Non ci pensare neanche, io sono la conduttrice di Jump on Stage. Quindi. Sì, ma tu non hai ancora capito che noi siamo i conduttori. No, esatto. E tu sei l'ospite. Guarda, faccio anche il jingle. Il jingle. Il jingle. Il jingle. Radio PNR. Big Cake. Tortona. Big Cake. Va bene, qui finisce la puntata di Jump on Stage. Big Cake, no! Tortona! È stato bello, ci ritroviamo domenica prossima con un ospite vero e buona serata a tutti. Allora, io vorrei fare un bel pezzo dell'Iga. Ok. Per festeggiare il fatto che è uscito dal Covid, è tornato che aveva, positivo. Aveva avuto... era segregato in una stanza d'albergo. Poi magari, visto che noi abbiamo conoscenze... importanti, sì. Poi magari lo chiamiamo. Se è disponibile, possiamo provare. Dai. Ovviamente, se lui è d'accordo. Ma certo, figurati, io che non sono d'accordo a far partecipare telefonicamente in Liga. Ma volentieri, basta che tu mi dica se sto evidenziando quella giusta. Esatto. No, perché non vorrei mai metterti qualcos'altro e farti qualche scherzo. Oddio, sarebbe carino magari. Ma già mi tocca sopportarne uno di scherzo. Anch'io ti voglio bene, Eli. Sì. E allora guarda. Posso dire a tutti che io ce l'ho piccolo, il socio? Mi state facendo sudare terribilmente, ragazzi. Già fa caldo. Invece io ce l'ho grande. Il socio. Ovviamente. Il socio. Sempre il socio. Allora ci ascoltiamo che cosa, Eli? Camera con vista sul deserto dell'Iga.
scarpe nel deserto pesan sempre un po' di più, di sabbia, terra e polvere che non si stacca più. Un fiore ogni tre vite ed un fiore che poi sarà robusto ed alto, sì, ma profumato mai. Le bestie nel deserto hanno cuori lenticchie che segnano la danza per le nuvole. Il sangue resta freddo purché il sole resti lì, ma due o tre piogge servono per occhi umidi, a meno che faccia un poco d'ombra tu, a meno che il sole non mi acceghi più, a meno che butti via le bussole, bruci le mie bussole. Questa è la versione live, eh? Ce l'ho solo io la base. Ciumbia. The boy on the mic, Mr. Eddie Tognoli. Tognoli sembrava Staglioli. E il cielo sul deserto chiama acqua pure lui, snobbato dagli angeli, volato da voltoi, è torbido di spiriti che spesso gioca a noi. In sella al vento fischiano e poi ululano, a meno che faccia un poco d'ombra tu, a meno che il sole non mi acceghi più, a meno che butti via le bussole, bruci le mie bussole. Senti che bella atmosfera, quasi da domenica sera, eh? Abbiamo gli applausi finti, facciamo quello vero, facciamo quello vero. Grande Eddie, grande Eddie. La tua voce sai che a me piace un casino, cioè non faccio la lecchina, lo sai. Qualcosa di bello dovrò. Cavolo. Almeno la voce. Che non cattiveria. 346-58-24-246 se volete mandare un messaggio su WhatsApp, un SMS, un piccione viaggiatore, quello che volete, soprattutto se volete fare delle domande imbarazzanti a Eddie e Judy, perché se non sono imbarazzanti non le vogliamo. Non le vogliamo. Giusto? Guarda, noi rispondiamo, non è che abbiamo problemi. Appunto, cioè, il problema è quello che voi rispondete. È vero. Ma quando facciamo le telefonate? Che proviamo a telefonare a Liga? Quando vuoi. Ah, non lo so, quando volete voi, eh. Non so. Decidete tanto voi. Tanto siamo sul pezzo, come si dice in gergo, no? Sì, 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 assolutamente. Proviamo a chiamarlo? Proviamo a chiamarlo? Sì, che dai, dite? Chiama tu. Chiamo io? Se no, facciamo così, ascolta, gli mandi un messaggio, gli dici di chiamarmi, okay. E così lo mandiamo direttamente dal mio cellulare, dai. Che facciamo prima. Troppo avanti, se no. Dovrebbe fare la allora, aspetta, la DJ, vado di là a mandare un messaggio che non sì, vorrei. Sì, no, che magari sai poi innesca col mixer. Oh, giusto, giusto, ci sono le telecamere. No, non corriamo questo rischio. Eddie, però, a tuo rischio e pericolo, noi andremo avanti a parlare di te mentre non ci sei. Vai, chiedimi qualsiasi cosa. Lui. Dai, il difetto più grande di Eddie. È troppo alto. E il pregio più grande. È troppo grasso. No, scherzo, no, beh, i pregi ne ha tantissimi, a parte la voce, come dici tu, poi
carattere ovviamente divertente, ironico. Si sta bene con Eri, sicuramente. Si sta bene sì, con si lui, bene, ci sì. si lavora molto bene. Certo, abbiamo fatto proprio degli anni belli, spettacoli a far divertire la gente. E mi ricordo anche una volta con Max Pezzali, sì. con Pago. Con sì, Pago, Pago è stato mio ospite. È venuto qua. Non fisicamente, però è stato mio ospite in streaming. Un paio ci snobbava un fa. Po', nel sì. pavese. Una volta l'abbiamo beccato a Scordia, proprio Rai 2. Sì. Ci ha fatto un'accoglienza. Sei, sei in Rai, non conosci nessuno, vedi due persone che conosci. Wow. Prima, sì. oh, ciao, ciao. Niente, ci ha abbracciati, ovvio, no? Vabbè, eh sì, dai, ma è così, è normale, è normale. Però ci sta. Invece poi, Max? Max, Max era nel suo, nella sua birreria preferita, mm-hmm. che era, non so dirla, una frazione di Pavia Mirabello. Ok. E aveva appena vinto il Festival Bar. Oh, è arrivato. Ma dai. E gli abbiamo chiesto di cantare due canzoni che era... l'uomo ragno e forse io intanto però ho una telefonata ah, che sì? sia oh, lui prego, prego. Proviamo aspetta vediamo un po' pronto pronto ma chi parla sono Gianni allora il mio amico Eddie ah aspetta abbiamo qualche problema di linea porca miseria ah, sì, si sente poco adesso meglio sì, adesso meglio. Sì adesso si sente perché sono ancora in Francia. Sapete che io ero stato in quarantena perché ero risultato positivo, no, al Covid. Eh sì, ahimè. Eh sì. Insomma, alla fine me la sono fatta portare in questa camera d'albergo, però avevo la chitarra. Allora, forse è un bene che sia saltata, perché ho sentito un che è un cavolo. Mi raccomando, Giuliano, non cominciare. Ciao, ciao Luciano, sono Giuliano, sì, mi hai riconosciuto. Ciao. Tutto bene? Allora, sto Covid. Ciao. Allora, insomma, niente, abbiamo dei problemi di linea. Luciano, ti cioè... richiamiamo perché non sentiamo bene. Allora devo provare a richiamare più tardi. Sì, guarda, se hai voglia di richiamarci, per noi è un grandissimo onore averti qua, nostro ospite. Ma certo, adesso mi posso un po' di... Penso di aver intuito che cerca un posto in cui prende di più il telefono e poi ci richiama. Sei un mago, eh? Non so come hai fatto capire. No, no. Mi sembra, mi sembra. Mannaggia, che peccato, cavolo, avere Ligabue, Ligabue al telefono Ligabue. E non prende il telefono. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto dei sosia, uno dei sosia ufficiali di Ligabue. Che anch'io. Liga 2, sì. È vero, è conosciuto che è identico. È vero, è vero. Ricordiamo, era giurato insieme a sì, me. È vero, è vero, in quella gara. Là in una gara che avevi organizzato tu di sì, karaoke, vinta forse dall'ospite, no? No. No? No, l'ospite aveva vinto un'altra. In giuria c'aveva Betty Curtis. Sì. E un, non ricordo più, ma mi ricordo proprio uno importantissimo comunque aveva fatto canzoni talmente importante che hai dimenticato no, sai che io, tu mi conosci lui sai che io dimentico tutto quindi infatti Emma ha scritto quella canzone dedicata a me nessuno lo sa dimentico tutto è la tua è tornato vedi c'era Luciano ah sì perché sì mannaggia mi sa che il telefono dove lui prende poco sì. Sì ma poi magari anche il fatto che all'estero che ne so quello, sì. può essere anche quello poi magari lo facciamo richiamare ci riproviamo sì, ci sì, riproviamo sì, figura sì, cioè sì, pensa a sì. te mi capita di avere la chiamata di Ligabue e non va il telefono pensate che sfortuna cioè è pazzesco ma racconta un po' del Cantasosia Giulio racconta il Cantasosia il Cantasosia era partito bene poi si è fermato un beh, po' beh cos'è cos'è il Cantasosia è scontato che... allora voi siete i due presentatori fate il presentatore dobbiamo presentarlo noi adesso ovviamente dai, è un'idea diciamo che l'idea è tua sì, no? l'idea che mi è venuta perché io faccio un po' di imitazioni ma io imito gli imitatori diciamo cioè come quando rimasterizzavi le musicassette sì, praticamente e mi diverto un sacco allora ho detto cavolo voglio dare alle persone la possibilità non solo di cantare ma cercare di imitare qualcuno e, che non è facile che non è facile no? Poi ho fatto le selezioni, ho creato lo spettacolo con due presentatori che sono un po' scarsi, però... Trovati in mezzo alla strada. Sì, li ha raccattati così. Che sono Luisella e Edi. Chi sono questi due personaggi? Non li conosco. Devo dire che
fanno molto bene il loro lavoro, non avevo dubbi. Lo spettacolo è bello, vivo, tiene la gente fino alla fine. Questo sì. È vero, è che non fino è... Alla... Guarda che giovedì, abbiamo fatto un giovedì, l'ultimo che abbiamo fatto, sì. E la gente è rimasta lì fino a mezzanotte. Di giovedì sera, dovendo poi andare a lavorare, riuscire comunque a tenere lì il pubblico sì, fino sì. A una certa ora. Ah, l'Universal Pub. Esatto. Arriva Nazzano. Ma la cosa bella è che nessuno ci dà una lira, cioè noi stiamo facendo pubblicità. Allora, aspetta. Sì, sì, locale. Però una birretta ci penso io. Ah, ok. Universal... Sai, Luisa, tu dovresti venire. Quando? La domenica sera, tipo la domenica stasera sera. Che faccio un gioco tutto sulla musica. Ah, guarda te, vedi? Tanto adesso non è tanto lontana. No, no, infatti, sono molto vicina. Non sei venuta a giocare? No, no, non sono venuta a giocare, però presentavo quel gioco. Presentavo il gioco, lo so. Si può vincere un soggiorno? Sì, e anche una camera da letto. Ah, sì. Perché visto che si è appena trasferita, magari ha bisogno del soggiorno. Mi manca tutto, anche la lavastoviglie, ma l'abbiamo recuperata. A fine giugno lavarti i piatti. Sì, io lo faccio sempre a casa. Vabbè, buono a sapersi, però ti avviso, ho circa 15 scatoloni di piatti e bicchieri da lavare. Perché passo, sono quelli passo, del trasloco. Ah, ecco, vedi. Vedi, no, comunque, vabbè, adesso scherzi a parte, consigliamo di venire a vedere il gioco. Quindi, dove? È ancora il nome Siladò, giusto? Sì, Siladò. La soluzione. Don Paolo, guardi che è il nome, sono tre note. Non è che... Sì. Se gli autori hanno avuto questa idea. Che poi io dico, non è il nome gioco, è un consiglio che do alle donne. Però... ok, va bene. No, di suonare. Una maglietta con Lucio Dalla. Sì, ecco, sì esatto. Non è un cantante, è un consiglio. È un consiglio. Va bene. Però è molto bello il gioco perché, diciamo, si può dire un po' sulla faccia. Come fai a conoscerlo? Lo conosco da qualche anno. Anche quello le ho fatto fare, sì. Poverino. Il Quizami e il Siladò. Sì, conducevo anche quello. Infatti, mi fa, Siladò non voglio farlo, non mi piace. Cambia il nome. Stavo pensando ai due nomi dei programmi, Siladò, Quizami. Sì, cioè, è tutto un po' ambiguo. Chissà perché, quando c'è di mezzo Giulia è tutto ambiguo. Strano. Non riesco a capire come vuoi andare a parare. Però no, no. Parte. Però è bello, dicevo, così, per chi ama la musica, perché è tutto appunto sì, incentrato tutto, sulla musica, sulla tutte musica. Domande che riguardano poi, la gioco musica. Gioco finale... È quello, dai, diciamo, è quello di Sarabanda, cioè no, è un liberamente ispirato. Io non ho mai partecipato a questo gioco qua. No, veramente? Mai. E allora devi farlo. Io non posso perché lo presentavo, quindi non posso. L'ospite che verrà ha già perso 3 viaggi per una canzone. No. sì, ma ho smontato la console, perché c'è una console per ogni... Sai, col tasto... Certo, il pulsantone. Me l'ha smontato. Pum, bam. Ha distrutto il pulsantone esatto. Per il nervoso. Ma se l'ospite qua è... Presentiamo. Ah, quando volete, anche lì avete. Presentiamo. Ma aspetta, ma noi stiamo parlando del cantassoldi. È vero, se io vado, bravo, meno male che cedi, che tiene le fila di questo. Tengo le redini. Adesso esatto. Sto sperando nel mio amico Francesco Gullo. Uh-huh. Perché adesso lui è dato finire a Riccione. Sì. Poverino. Ci è andato a finire sempre. Sotto, sì, no, sotto il sole. È uno zingaro, ha fatto Verona. Forse deve andare con le Sicilia. No, Sicilia si è andato anche in Sicilia, quindi. Eh vabbè, gli piace spostarsi. E gli ho chiesto se riesce a organizzarmi un tour, ovviamente sull'Adriatico, che sarebbe bellissimo. Non sarebbe male. Ma infatti. Noi ci spostiamo, Lu. Andiamo a presentarlo sulla Riviera Romagnola. Ma guarda, se paga se bene, sì, esatto. Ah, sì, certo. Per niente veniale. Per una pizza. Una pizza e una birra. O la Coca-Cola. Sì. Poi intanto ci facciamo un paio di giorni magari di mare. Sì, che... sì. Oh, ma alla fine non abbiamo ancora spiegato cos'è questo spettacolo. Giulio, c'è l'esibizione. Esatto. L'esibizione di Sosia. Di tutti i vincitori delle varie edizioni che abbiamo fatto, che era l'edizione di gara. Sì, qualcuno di pescato. Perché... Si ricorda ancora il testo della scaletta. Della scaletta. E quindi i migliori che hanno vinto tutte le gare partecipano in questo spettacolo. Per dare divertimento a... esatto. Presenti. Ma ce n'è uno il più bravo di tutti, Fiorello. Sì, Fiorello. Sì, Fiorello. Alberto Malnati. Ciao Alberto. Ciao Alberto. Fiorello è il numero uno. Il nostro Jolly. Che addirittura è talmente bravo che fa 3 cantanti. È vero. Fa Fiorello, Malgioglio e anche e Pupo. Pupo. E Pupo. E in tutte e 3 le occasioni prende dei calci nel culo. Allora, spieghiamo a... Chissà come mai. Spieghiamo a chi ci ascolta, che quando fa Pupo, siccome è molto alto, gli ho detto...
prendi delle scarpe da tennis, ti metti in ginocchio sulle scarpe, sì, da tennis. Simuli di essere bassino, sì, bassino, no? Poteva farlo Giulio. No, io potevo farlo anche senza scarpe. Il problema è che l'ultima volta gli ho dato le mie di scarpe. Sì. Vedi che è scappato subito. Non riusciva a respirare. Un profumino. Detto, no, non, ce l'ho fatto. Non ha nemmeno cantato perché c'era. Ma no, perché avevo schiacciato qualcosa, sicuramente. Sì, no, certo, sì, certo. Con l'interno della scarpa. Con però l'interno vabbè. Però ha schiacciato con le calze, poi l'ha messo dentro. Devo dire che grazie alla verve dei due presentatori lo spettacolo va via liscio. Non è l'esibizione fine a se stessa. Ma è tutto un susseguirsi di eventi. Anche è un bello cose spettacolo, come, bello diciamo. Non è, non abbiamo ci fatto si annoia. Un capolavoro. No, no, non ci si annoia veramente né a presentarlo né a guardarlo. Brava, e la cosa bella, io lo dico, sembra anche questa una sviolinata, però la cosa bella è stata che la prima volta che mi sono trovata con il tuo socio Edi a presentare questo spettacolo, noi non avevamo mai proprio lavorato insieme, mai, al di là della presenza in giuria, sì, però sì, sai, però, era un lavoro separato. Già da quello avevo capito che avevate già intesa. No, è stata automatica. Malizia, sì, profumo d'intesa. Cioè, anche è quando eravate i giudici, avevate comunque i tempi giusti di intervenire. Sì, sì, sì. Non è che ma vi accavate noi il personaggi di spettacolo. Ma poi proprio veramente, cioè il fatto di capirsi, sì, sì, guardandosi, che è fondamentale, perché poi sei su un palco, può succedere qualunque cosa, qualunque imprevisto. Il conveniente, la base che non parte. Esatto. Ma noi la gestiamo tutta. Sì, cioè, noi non abbiamo non paura di questi problemi. Intanto è arrivato un messaggio di Cinzia. Sì. Relativo alla telefonata prima di Luciano, ah, ha un'idea. Secondo lei è andata così? Perché secondo lei Luciano stava litigando con Johnny Depp, si stavano litigando al telefono per poter parlare con me. Ah, è per questo che c'era un problema di... E con Johnny Depp non vince, perché Johnny Depp ci tiene l'usello. Sì. Johnny verrà presto ospite, ovviamente. Zio Johnny. Però dovreste farmi la limitazione di Johnny, ma non siete capaci. Non no, siete solo capaci. Visivamente. Diciamo. Johnny, come si fa un po' la limitazione di Johnny? Beh, lui ha una voce molto particolare, bassa, non capisci mai un tubo allora, di quello che dice. Voce bassa, posso farlo. No, ma però è perché proprio dice? È tutto un... Sì. Direi che ci siamo quasi, ci cosa siamo quasi. No, non lo so. Come quando parlo io, no, così, così. La sua frase tipica è Johnny Depp. Assorrata. Nel dubbio. Non sbagli mai. Ma prima qualcuno di voi stava dicendo che ovviamente ribadiamolo che c'è anche un ospite a sorpresa. Sì, sì. Che fa parte di tutto quello che stavamo un po' raccontando, sì, fino ad sì, ora. È una dei cantasose, una etrina. Un'etrina. Vabbè. Ok. Ci ho fatto una battuta, ci ho fatto. Sì, era bene. Che nei primi anni di Cantasosia un po' se l'è presa con sì, me. Sì, perché è arrivata seconda e tu gli hai detto. Ma io non dovevo giudicare la voce, la che voce, lei è una infatti. Voce meravigliosa. Sì, sì. Nessun dubbio su questo. Io dovevo giudicare semplicemente solo la somiglianza, no, col personaggio. Non mi ricordo. È stata blasfema che... in quel caso. No. Perché. Che cosa stai per dire? Cioè? No, perché a volte lei usa un po' sanguigna, gli intercalari un po' pesanti. No, però che Don Paolo non gradirebbe tanto. Senti che bella presentazione che abbiamo no, fatto. Mi guardava un po' in cagnesco. Ma... Sì, però ha vinto la volta dopo, ha vinto con Emma, Emma che era proprio uguale, Eh sì. E poi io l'ho obbligata a fare Mina e l'ho ridata per te. Beh, ma anche lì, cioè, sì, è brava a cambiare, certo, a modulare la voce, a modificarla. Dubbio. Adesso sto lavorando per farle fare Fiorello, posso dirgli Alberto. No, poverina, poi devo dare i calci io. Eh no, infatti, no, non se li merita. Vabbè, lei ha vinto questa, cioè, ha vinto, è diventato sponsor appunto della centrale del latte di Brescia. Allora. Di Brescia. Di Brescia, tra l'altro. Di Brescia. Adesso magari qualcuno lo capirà di chi vede le webcam. Prego. Poverina, no, ma lei è già scappata, non c'è già più visto. Prego l'introduzione. La devo io introdurre io? Vanessa Giusta! Eccola! Ciao Vane, benvenuta, guarda, ti lasciano anche il posto centrale. Che poi non è Vanessa, lei è la nostra assistente vocale, Vanessa. Sì, sì, puoi chiedere qualunque cosa. Ah, Vanessa. Fantastico. È meglio di Alexa. Adesso sai cosa mi diverte? Il fatto che sì? Chi può ascoltare la radio in questo momento, magari a casa, sì, abbia un Alexa collegata. Che no? si è accesa. Sì, sì, che si attiva. Alexa, che ore sono?
Alexa, metti, metti un pezzo jazz. L'ho spenta, ho detto la spengo perché... Ciao Vanessa, benvenuta. Non ho capito. Grazie. No, comunque siete delle brutte persone. Vieni vicino, vieni vicino. Voi due siete delle brutte persone. Perché? Ma, sì, ma che presentazione è? Vabbè, ah, no, parla con Giulio, io non ho detto niente. È Giulio che parla, centrale del latte, no, Brescia. Centrale del latte perché lei è un animo puro, bianco come il latte. Vedi, anche il maglioncino bianco. Ma è bianco. Certo. Panna. Va bene. Va bene, Giulio. Ma Vanessa, perché hai accettato di venire qua con questi due? Non lo so. Ma no, perché eri arrabbiata con Luiselli? Eh beh, ma c'aveva ragione. Ma non mi ricordo, sì, dai. Cosa che avevo fatto? Non mi ricordo chi interpretavi in quell'occasione. A me avevi dato un pugno. Però ecco, mi ricordo che forse era arrivata seconda un po' per colpa mia, perché il mio voto era stato un po' più basso rispetto... Ma per te? Forse no. No, no, la Bertè non dico chi c'era in giuria poi in quella, vabbè, dai. Non c'ero io. No, vedi, no, c'era una. Vedi, vedi che però c'è cova qualche rancore, la ragazza. No, non tu pensa al suo compagno. Vabbè, poi ci abbiamo messo una pietra sopra, però, certo, dai. Certo, mi sono rifatta. Direi alla grande. Il seno. No, ma quello è naturale, è proprio sponsorizzato dalla centrale del latte. Vabbè, grazie, ora, è stato bello. Lui, grazie, Luisella. Grazie. La prossima volta invito solo te e non loro due, così no, è vero. No, 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 ma Edi, sì? La facciamo anche cantare, sì, cosa sì, dici? Sì, direi proprio di sì. C'è un pezzo bellissimo. Sì. Che abbiamo fatto solo una volta insieme, io te, sì. Luisella. No. No, sono io, sì, Luisella. Ciao, Luisella. Ciao. Quella di fronte. Buonanotte. Buonanotte. Abbiamo fatto solo una volta insieme, ma è venuto molto, molto bene. E vedrai che stavolta verrà veramente, veramente male. Bene, ma no, non bene. Ci credo. Siete una garanzia voi due. E poi andate ad ascoltare l'originale, perché. Ma questa è l'originale. Questa non è l'originale. Siamo... E no, il pezzo siamo... è? È Come in ogni ora di Karima e Mario Biondi. Lei fa, esatto. Lei fa biondi e lui fa carino. E io faccio carino. Aspetta, dai, mi devo immedesimare in Mario Biondi. Just to walk out the door. Ooh.
another drink and down. What a way you love me. You so made easy. Now I'm crawling in the silence. Can you hear me? You made me cry. Is know what you need. Cavolo, bravi ragazzi. Nel frattempo, al 346 58 2426 è arrivato un altro messaggio per voi. Che dice: no, dice, io li voglio conoscere, mi stanno tirando sul morale alla grande. Credo che sia una cosa bellissima. Grazie. Quando vuoi, ha scritto anche i problemi che ha. Però è bello, no? Il fatto di. È il nostro lavoro. Esatto. È il nostro lavoro. Di riuscire a tirare sul morale. Infatti, per assurdo, non è che mancava qualche Covid, a parte la situazione finanziaria, è il non riuscire a far divertire la gente. Eh sì. Mi mancava non dare qualcosa alla gente per farla divertire. Proprio il contatto poi, contatto, con le persone, sì, lo scambio. Per quelli che fanno questo lavoro è... Invece adesso che sei tornato a schiacciare i bottoni... Schiaccia bottoni! Dai, dai, dai. Noi ai tempi o suonavi... o andavi a sentire gli altri, adesso sì, no. Prendono un computer, due casse, sono tutti dei fenomeni. E tutti che scrivono live music. Live music. Perché no, sono vivi, non hai capito? Sì, perché esatto. Sono vivi, allora. No, quindi live. Comunque puoi fare live col mica computer. Mica è dead music. Lo suoni tipo la percussione. Sì, sì, sì. Con live che puoi fare quel. Metti il portatile qua, con tipo violino, suoni. Certo. Beh, perché no, però. Vanexa, che ore sono? In questo momento sono le 18:50. Ah, vedi che la nostra Vanessa. Ho trovato il lavoro della vita. Boh. Mettiamola però in modo sensuale. Però. Sì. Vai, beh, fai la domanda. Ah, quale? No, ti fai il cappello. Il cappello? PNR, ora sono le ore e lei fa l'orario. Ah, okay, ok. Fate pure, vai. A Radio PNR sono le ore 18:50. Vado un attimo in bagno, scusate. Vuoi una sigaretta, Giulia? Cioè, l'ho fatto apposta. Boh, apposta. Ok. Tu registra che poi ci sono. Vabbè, ma tutti... io posso andare, eh? No, ormai ti hanno inchiodata lì. Devi far pipì, per questo. No. Oh. Ti hanno inchiodata lì in mezzo, mi sa che non ti lasciano più. Stai qua, è una tattica. È una tattica. No, vi ricordo soltanto che tra pochi minuti alle 19 avremo un piccolissimo stacco pubblicitario di un paio di minuti. Non c'è neanche il tempo della pipì. Non puoi andare. No, assolutamente. Non c'è il tempo per fare nulla. Si sta lì belli seduti, tranquilli. E si aspetta perché... tra l'altro appunto torna Jump on Stage per l'ultima mezz'ora, perché ahimè siamo già all'ora, siamo già arrivati quasi. E non c'è più il tempo di una volta, adesso passa troppo veloce. Passa in fretta. Però è vero che la Terra gira più veloce. Sì, ma voi di la mezzo sapete secondo, questa cosa? Che era... Stanno pensando di aggiornare gli orologi atomici? Non era piatta? Invece probabilmente no, dillo a Povia che forse c'è qualcosa. Povero Povia. Ciao Povia. Che ho ciao, sentito, salutaci piccioni. Ho sentito una battuta bruttissima l'altro giorno. No. Sai cosa canta Povia adesso? No. I bambini fanno opla.
perché ormai è vecchio. Perché vabbè. Ormai è vecchio, vanno Opla e Oissa. Niente. Oissa quando si alzano. Tu sei giovane un po'. È proprio bruttina. No, diciamo io non capisco noi. Le battute a volte. No, ma tu di sempre sì, Vanessa. Di sempre tu sì, nel dubbio segui le espressioni degli altri. Fai, ah, okay. Aumentiamo un po' la ricezione delle battute da Vanessa. Sì. La mettiamo a 10. Dai, va bene. Ma okay. Sai cosa stavo pensando? Visto sì. Che voi avete il numero, ma perché non ci facciamo mandare almeno un vocale da Luciano? Che almeno si sente bene. Dai. E dici, pensi tu. Ci penso io. Dai. Pensaci tu. No, non voglio giocarmi questa occasione. Almeno un vocale ce lo facciamo mandare. Perché altrimenti... Stavamo raccontando di tutte le vostre... Secondo me Don Paolo ti promuove dopo l'intervento di Luciano, secondo me sì. In effetti... Don Paolo, mi raccomando. In effetti, insomma... Comunque, come immaginavo... Sì. Mentre entravo stavo buttando giù tutto lo studio. Sì, ti ha tolto praticamente una parete, però. No, io ho visto e non ho detto niente. Ma hai sentito che è brava la Ma maniera. Tanto si è visto. Cantato proprio bene. Ma la nostra conduttrice è quella che canta. Ma io conduco, io sono una speaker radiofonica in questo momento, quindi non ci provo. Cari amici bene. Collegati, voi non avete idea di quanto sia brava anche a cantare la nostra Luisella. Io l'ho sentita qualche volta. Mi ci volta. Diverto e basta, ma non sono una cantante, non voglio rubare il mestiere a chi lo sa fare tipo Vanessa, che lei è veramente molto brava. Grazie. Io mi ci diverto a farlo e basta. Ma no, anche tu te la cavi, brava Luisella, brava. Sì. Dai Luisella, facci un pezzo. Sì, a cappella, poi magari. Giulia, con calma. L'ha detto lei, donna, io non c'entro niente. Sei pericoloso. È finita la trasmissione, veniamo a confessarci, donna. No, meglio di no. Saranno millenni che non vado. Comunque giuro, fa sempre caldo qui dentro, ma sto sudando il doppio io stasera. Sì. Ti capisco. Cioè, ogni cosa che dicono, sì. Io ho un attimo. Sei in quel periodo là, no? No. Ah, no, sei giovanissima. Niente, me ne vado. Sono me ne vado. Simpaticissimo. Adesso non c'è Eddie, quindi posso andare a ruota libera. Certo. Sì, ma no, tu, Giulia, non canti poi? Infatti. No, io no. Forse no. C'è Vasco, ma io no. Okay. Forse perché io non... dai, Vasco. Ho giù la voce. Fai il timido. Ho fatto due eventi ieri. Sono un po' corto di voce proprio. Quindi seguendo il vostro mood un 40, hai fatto due eventi. Va bene. Ok, va bene. Abbiamo rovinato anche Luisella. Posso alzarmi, se no butto giù ancora tutto. Mi avete proprio contagiata, forse è una malattia. Tanto Edi mi sa che ne ha approfittato per andare in bagno. Secondo me sì. Ma ci sta mettendo un po' tanto. No, ma perché secondo me c'è un problema, non si è collegato al wifi. Secondo me se ecco non si perché. Collega al wifi ne possiamo fare. Va vedi però No, ma prima della fine della puntata però il messaggio di Luciano sicuramente in qualche modo riusciremo ad averlo. Guarda, l'importante è che non faccia il messaggio che mi ha fatto avere di Cannavacciuolo. Ah sì? Suoneria. Mi passo un panno carta. Guarda, morire da ridere, e poi adesso l'ho perso, devo farmelo rifare. Fare. No. Non posso ripeterlo con la radio. Non si può, ok. Si può magari usando Giuliano, rispondi. Giuliano, che fai? Giuliano, stai facendo la pupù? Ok. Questo era il messaggio e la gente lo sentiva e si guardava da ridere. Bello, immagino. Ci conosce sono... un po' tutti Edi però ma guarda che ha un sacco di contatti Malgioglio conosce, ma Berlusconi conosce anche Silvio. Io conosco Giuli, pensa. Niente, vabbè. Pensa che mi ha detto che sostiene Silvio di aver inventato una cosa che va di moda molto adesso. Sì. Il corsivo, però non riesco a capire per quale teoria sostenga questo. Poi magari lo sentiamo anche Silvio. Se riusciamo, ci sai Edi? Ci sono, ma allora mi è arrivato il messaggio del Liga. Vorrei non riesci a girarmelo? No, dimmi la password della wifi. Non te la do in diretta, magari. Cosa dici? Collegatevi tutti al wifi di Radio PNR. Tutti sotto anche la tu, radio. Collegati al wifi di Don Paolo. Tutti sotto la radio che si attacca al wifi, quindi sì. Non conviene. Siete numerosi. Però io adesso non posso fare tutto. Allora, abbiamo ancora 4 minuti prima del break pubblicitario. Ho sentito che stavate parlando del Berlusca. Sì, esatto. Sai che Berlusca è dentro di me. Sì, allora tiralo fuori perché. No, vedi che poi dici di me. Io mi allontano un secondo. Sì. Mi raccomando. Sì. No, nel senso, so che dentro il tuo corpo, siccome sei smilzo. Ciao ragazzi. Ecco, perché questo è il mio canale ufficiale di TikTok.
Allora, cavaliere, innanzitutto buonasera. Buonasera. È un piacere come al solito parlare con lei. Ho saputo del vostro nuovo sponsor. Sì. La latteria di Brescia. Faccia il bravo. Lo sa che io ho un debole. Un debole lei. Per Brescia. E soprattutto per il latte ha un debole. Ma io sono qua per dire che il corsivo. Ecco, mi scusi cavaliere, Eddie, l'ho inventato detto... io. Ma ci spieghi perché sostiene questo? Allora, la prima parola, mi verrà in aiuto la nostra Luisella. Sì, la ecco, prima... sono tornata, riprendo un attimo la il controllo. Prima... La prima parola che è stata detta in corsivo è proprio corsivo, e come si dice? Ah, non lo so, io sono troppo anziana, forse la Vane che è più giovane. Come eh? Si dice corsivo in corsivo? Corsivo, vedi? No. Allora, sarebbe corsivio. E alla fine corsivio l'ho inventato io, corsivio. E poi, ma lei parlava anche così, mi sa, normalmente. Ho sempre parlato così, con un po' di un po' di scienza. Poi adesso ogni tanto si blocca anche la mandibola, vedo. È la dentiera. No. Da quando mi hanno disegnato i capelli un po' la Mao Zedong. Ho cambiato anche adesivo la dentiera, balla un po'. Ecco perché l'ormone. Ragazzi, mi è arrivato sì. Il vocale. No, oh, lo facciamo sentire. Allora io ritorno ci dentro. Ci stiamo con i tempi? E ci vediamo. Sì, dopo. Ci stiamo. Certo, cavaliere. Crivia. Guarda, visto che vedo che il vocale dura 56 secondi, noi ne abbiamo 54. C'è. Direi che lo faremo sentire subito dopo il break. Perché... Guarda che vedi. Quando una del mestiere per tenere la gente. Allora dopo torno io. Perché tra poco, dopo il break pubblicitario, ci sarà un messaggio. Un sì, però adesso è tornato ancora Berlusconi. Di allora. Luciano Ligabue. Ma cosa mi interessa a me di Luciano Ligabue? Sono qua io, parlo io. Allora, stavo dicendo che il corsivo l'ho inventato io e da oggi si chiamerà Corsilvio Crivio. Beh, effettivamente onore al merito di averlo inventato. Avete visto la Meloni? No, però abbiamo visto che tra 15 secondi parte la pubblicità. Ha qualcosa in comune col nostro ospite, la Meloni? Meloni, sì, infatti. Va bene, allora, piccolo break pubblicitario. Torniamo subito dopo, ancora qui a Jump on Stage, sempre con Edi, Julie e la povera Vanessa. E il Corsilvio! Foto. Radio PN... Radio PNR raddoppia le frequenze. In aggiunta alla storica frequenza 96.4 che si espande sulla provincia di Alessandria, ci potrete seguire sulla nuova frequenza 95.7 a Tortona e nei suoi dintorni. PNR raddoppia. Sempre più la radio del tuo territorio. Da oltre 20 anni Eleva 2000 è leader nella vendita, installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici. Il nostro primo obiettivo è la tua sicurezza. Operiamo in provincia di Alessandria e Pavia con un pronto intervento attivo 24 ore su 24. Siamo a Tortona, in strada statale per Genova 11B. Visita anche il nostro sito eleva2000.it. Qualità, prodotti selezionati e i profumi della tradizione tortonese. Ingredienti perfetti per un pranzo o una cena. Ristorante Aurora Girarrosto di Tortona. Dal 1948 la famiglia Cerchi mantiene viva l'eredità culinaria dei Colli Tortonesi. Aurora Girarrosto è anche albergo, dove la cura dell'ospitalità è sempre in primo piano. Per informazioni e prenotazioni telefona allo 0131 86 30 33. Fiat Rack festeggia 30 anni di attività e di riconoscimenti nel settore della logistica. Concessionaria ufficiale Toyota Carrelli Elevatori in strada statale per Genova Tortona commercializza macchine per la movimentazione di merci, piattaforme aeree, scaffalature e attrezzature per le pulizie industriali di marchi leader di mercato. L'azienda tortonese propone un ampio assortimento di macchine usate, un servizio efficiente di riparazione e assistenza multimarca. Fiat Rack dal 1991, logistica affidabile. Dal 2006 Cava International rappresenta una realtà affidabile ed efficiente nel campo delle spedizioni internazionali.
Cristiano Cavaliere ed un team giovane e dinamico offrono diversi tipi di servizi, via mare, via terra e via aerea, mettendo sempre al primo posto la protezione delle merci ed il gradimento del cliente. Da settembre 2020 l'azienda genovese è partner ufficiale di HSL Dertona. Cava International, il sorriso soddisfatto di chi riceve la merce. Hai un'attività commerciale? Vuoi farti conoscere sul tuo territorio? Chiama Radio PNR, la radio della tua città. La radio della tua città. 0131 822518. Oppure scrivici a redazione@radiopnr.it. Pomeriggio insieme. Dove? Ma su Radio PNR. Quando? Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. E con chi? Ma con le nostre rubriche, la nostra musica e con Furia, che sono io, per passare in compagnia i nostri pomeriggi, qui su Radio PNR. Fermo, sei su Radio PNR. E bentornati, sentite che c'è già un po' di caos in studio. Bentornati per l'ultima parte di Jump on Stage, io sono sempre Luisella e qua con me c'è sempre questa fantastica cricca, cioè Edi, Giulia, la e povera Vanessa. E non ti liberi, ancora mezz'ora. E Vanessa. E la povera Vanessa in mezzo. Che ore sono, Vanessa, vai? Hai rotto il l'orologio, hai rotto la connessione. Hai rotto l'orologio e la connessione. Ma come stavamo dicendo prima del break pubblicitario, abbiamo ricevuto un messaggio importantissimo. È vero. Allora, siete pronti? Lo faccio sentire. Aspetta, che non so ragazzi, se ho solo su PNR. Non so se ho il volume a manetta. Aspettate, che lo mando. Allora, abbassiamo un po' la base. Ciao ragazzi, sono Luciano, ho provato in tutti i modi di chiamarvi ma purtroppo non ci sono riuscito. Vi stavo raccontando di quando ero segregato in questa camera d'albergo perché purtroppo ero risultato positivo al Covid e quindi la sono dovuta far passare. Per fortuna il mio impresario mi ha portato una chitarra e me la sono suonata, me la sono cantata un po', però poi avevo anche voglia di ascoltare qualcos'altro e in questo albergo l'unica cosa che mi hanno fatto trovare è stata una audiocassetta dentro un mangianastri e purtroppo, devo dirlo, c'era un album di Vasco Rossi, nemico eterno. Però devo dire che alla fine mi è piaciuto anche ascoltare qualcosa di un po' più leggero, non i miei pezzi, quindi io gradirei sentire cantato da Giulio una canzone del Vasco, mi raccomando, teniamo botta. Ma non posso rispondere al messaggio. Audio, Giulio. Non c'ho voce. Proviamo. Proviamo, dai. Però ti devi immedesimare in Vasco. Scusa, non si può dire di no a Luciano. Io non so se dire, perché Vasco devi avere la voce. Però la voce là, ce l'ho già capito. Che basta che io ho capito. Ci sto dentro poi. Proviamo. Che dici? Ci proviamo? Cosa ci canti? Cosa ci canti, Vasco? E sono senza voce, senza parole, capito? Ah, boh, perfetto. Ho guardato dentro una bugia, ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincervi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua, ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non guardare. E ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu camminato tanto e fuori c'era un gran rumore che non ho più pensato a tutte queste cose. Dai, da, da, dai. Dai, da, da, dai.
dedicate solo al Lucciarone, capito? Va bene così. E guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stesse rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose. Dai, dai, dai. Senza parole, e va bene così, senza parole. Siamo tutti da Vasco, capito? Non ascoltate più Lucerone, capito? Che abita a Correggio, devo dire. Cosa vorresti dire? Che le tue canzoni sono meglio delle mie? E sicuramente, capito? Tu abiti poi a quel paese lì, siamo a Correggio, dove io abito a Zocca, dove c'è la gnocca. Zocca. Allora non posso competere. E grazie anche a Vasco. Bella Vasco. Bella Vasco. E no, bella. Perché, cioè, capito? Riesco anch'io a fare Vasco Rossi. Tu hai detto tutti, capito? No? No, però se facciamo di zucchero vediamo che ti spaccoli. E guarda che sei forte. Fammi venire l'Adrianite che poi... Che io una volta ero rock, adesso sono un po' più lento, ma sono sempre Adriano. Lui sei forte. E lei è Claudia o Emina? E lei è la Teria di Brescia. E le ho viste. Un altro messaggio per voi. Sì. È sempre Cinzia che dice: io ho dei vicini di casa mica tanto regolari. Perché era in ascensore, probabilmente ci stava ascoltando, i suoi vicini gli hanno detto: ma tutto sto casino in ascensore e poi sei da sola? Ma come fai? Cioè non hanno capito che era il cellulare. Aveva il cellulare. Aveva il cellulare, ma grande. Se ha uno di quei subwoofer lì piccolini che fanno comunque un casino della Madonna. Fantastici. Sì, della Madonna, perché siamo in una trasmissione. Sì, perché siamo in una trasmissione. No, ma poi dovete... Sempre sia lodata. Dovete sapere che Don anni... Paolo è sempre contento quando nomini. Ragazzi, dovete sapere che anni fa è successa una cosa simile, sempre a Cinzia. Era in giro a portare a spasso il suo cagnolino, intanto mi stava ascoltando. Passa una sua vicina e dice: ma il tuo cane parla. Cioè, sì, fa anche capite la come sta la ecco gente? Ecco perché siamo simpatici. Sì, il nostro pubblico è quello, Giulia. Capite come stanno i vicini di Cinzia, poverini. Sì. Stanno, ciao, Cinzia. Stanno vicini vicini. Cinzia, un bacio vicini. Enorme. Mi fai un po' l'animale di Striscia la Notizia, quello napoletano? L'animale, quello che doppia l'animale. L'animale che doppia l'animale. No, quello che doppia l'animale. Non vorrei... Paperissima Sprint. Sì, è paperissima, perché è non vorrei che nasca, si inneschi qualcosa di complicato, perché è tra l'animale che fa il napoletano. No, io ho detto quello che doppia l'animale di Napoli, napoletano. Non parlare male di Napoli. Ehi, amica, la voglio bene, siamo vicini. E dammi un vaso. È uguale. Vieni vicino, dai. Cane nero, vieni qua. Cano. Allora, ancora una. Sì. Un catavacciolo, perché prima l'ho raccontato Luisella. Allora, benvenuti a Radio BNR. Oggi ci sarà una ricetta, il giulì tagliato a fettine. Allora, prendete il giulì tagliato a fettine fine. Poi gli date due schiaffi in faccia. E catavacciolo così. Ah, ok. Tanti, lo schiaffi in faccia e il piatto è pronto. Bello. Va bene, adesso ti dirò un ashbello. Porca miseria. Date quelle manate. Sì, no, anche Eddie, se ti dà una manata, secondo me giri un quarto d'ora. Sicuro. E l'ho data piano. Però io, Vanessa, taci un po', mamma, non continui a parlare. Come si fa con voi ma due? Ma mi rubi il microfono, non posso parlare. Allora, dai il microfono a Vanessa, dai. Ecco, è impossibile con voi due. Persino io che conduco non riesco a parlare, Vane, quindi abbi pazienza. Facciamoli parlare, dai. Parlate voi, dai. No, sì, adesso fa l'offeso, hai visto? Adesso fa quello no. Giulì, c'era un'altra cosa di cui volevi parlare tu. Esatto. Che ha a che fare col Natale, vero? Ah, bello, anche Don Paolo. Potrebbe, certo, potrebbe apprezzare. Allora, dove vado in questo pub bellissimo
a Rimanzano, di cui non faccio il nome perché non è bello. Universal, sì, perché Pub. Se no non Universal, fare... Universal Pub. Puoi dare anche l'indirizzo. Ciao, dove? Di Domenico Fiordalise è il titolare. Sì. Fiordalise. Fiordalise. Ah, dove mi tieni? Non voglio mica la luna. Scusate, intanto Vanessa si è fatta tenere il tavolo. Dove? Il tavolo per stasera, grazie. No, niente. Vabbè, pensa. Qualcuno vuole ordinare la cena, non so. C'è una pizza che fa le allora, gli è venuto in mente, lì abbiamo fatto anche un po' di karaoke ogni tanto, se facciamo il gioco, di fare una gara di canto. Sì. Io ho detto gara di canto e fin lì. Non ne faccio più perché... Hanno cominciato a farle tutti in modo veramente assurdo. Sì. Allora, no. È proprio andata polemica, però, polemica. Aspetta però, l'idea sua schiaccia bottoni l'idea sua l'idea sua è di farla fare ai bambini dai 6 ai 12 anni. Bello. Quindi è una gara di canto, gara di canto, sì. Di piccinini, un karaoke. No, no, gara di canto proprio, gara di canto. Mi ha chiesto un nome, mi è venuto Cara Christmas. Cara Giulia. Cara Giulia. Anche Cara Giulia, Cara Giulia. Beh, io sono alto come loro, quindi ti, ti mimetizzi. Sì, quelli di 6, quelli di 7, 8 sono già lì. Sono già un po' più alti. E quando lo vedono i bambini di 6 dicono: quello lì c'ha 12 anni, c'ha già i baffi, c'ha la visto? Barba. È grande. Guarda che i bambini, allora io sapete che collaboro con Francesco Gullo, che lui fa... Sì, forse l'hai detto prima. Fa campioni, campioni in tour e sono tante squadre di bambini che giocano negli stadi importanti, tipo il Bentegodi, San Siro, a Vicenza. Ah. È bellissimo, tu vedi questi bambini di 6 anni... Piatto tipico di Vicenza? No. Fondo piano. Fondo. Va bene. Niente, una volta c'era lo sponsor di un'acqua minerale e aveva la... Non era del latte? No, il latte è stasera. Sì? Era una bottiglia, un peluscione di... Una bottiglia però era... Potevi andarci dentro, proprio usarlo come... Ma dai. Sì, sì, sai quelli che vedi di solito in America usano tanto queste cose qua, no? Sì. Sì. Io l'ho visto. Buona, ti sei sentato subito. Era in luglio, c'era a morire. Immagino. Allora, appena sono uscito, era una bottiglia praticamente con le mani. Sì. Ovviamente io non mi si vedeva proprio. Con quelli piccolini, sei, mi abbracciavano, sì, però, sì. Che bello. Vado dall'altra parte del campo, c'erano quelli più grandi. Che calci, cercavo di farmi cadere. Ci avrei giurato. Allora, ho cercato di dare 2 o 3 calci a qualcuno, non ce l'ho fatta perché non riuscivo a muovere, sono scappato. È un'ottima esperienza. Tu immagina, Edi, vedere Giulio vestito da bottiglione che sì, scappa. Già. È molto meglio di me. Vorrei essere stato lì. Edi, ma parlavamo prima, sì, del fatto che tu mandi un sacco di vocali a Radio DJ. Non ne hai qualcuno qua magari da farci sentire tra quelli andati in onda? Dai, sì, cercamene uno. Li cerco. Io mi ricordo quello che imitava DJ Domenico, Mimmo DJ. Mimmo sì, DJ. Sì. Ce ne sono, so che appunto... Ho avuto spesso la fortuna di fare 2 serate devo... con lui. Ah sì? Ti ho tanto parlato, eh? Sì, sì, no, tranquillo. Ha una console che sembra un'astronave. Ma va... Bellissima, veramente. Eh sì, perché poi se ci non sono se non tutti c'è la luce. Voglio dire, 2 soldini li avrà fatti negli anni. Però, no, poi è bello comunque il fatto che mandino tutti i vocali che lui manda. Lui mi ha detto, no, li prendo per sfinimento. Gliene mando talmente tanti che... Ma non è vero, non è vero. Vanessa, poi... guarda il collo di Edi. Perché ha portato l'asciugamano. Perché ha sudato. Sei sudato? No, piscina. No. Cioè, no. Ah, no. Ho visto 2 o 3. C'è uno scarafaggio, sta facendo lo stile libero. Ma non sono sudato. Ma non è vero. No, ma non è vero. No, sei cattivo, Giulio. Allora, questo qua mi volevo candidare come voce ufficiale di Ciao Belli. Mm-hmm. E ho fatto la voce ufficiale di Ciao Belli che lancia. No. Porca miseria. E poi quella di DJ Angelo mi hanno detto che sono rimandato a settembre. No, occhio. Vai. Su DJ Giovani Wannabe, e in tema Giovani Wannabe c'è un giovane wannabe imitatore già di giovane. Beh, chiaramente dopo aver sentito la voce ufficiale di Fabio Caressa e l'imitatore ufficiale di Fabio Caressa abbiamo scovato qua in Aquafan, c'è qualcuno che si propone al 347 342 5220, e siccome noi non neghiamo a nessuno una possibilità, sentiamolo, vai Michele, com'è? Ce l'abbiamo la nota audio? Beh, ragazzi, allora posso candidarmi anch'io, sì, per i sosia delle voci? Vai. Potrei fare la voce ufficiale, quella di Ciao Belli, che è Ciao Belli su Radio DJ. Oppure anche quella di DJ Angelo. Ciao a tutti, sono DJ Angelo, Ferrari Pirla.
Un attimo, ci colleghiamo con il Tato. Tato, tu no, che sei regista, zero. Cosa facciamo? Lo bocciamo? Ciao, bocciato. No. Bocciato, bocciato. Ma no, ragazzi, ma sono crudeli. Sì, secondo me l'ha fatta benissimo. Ma infatti, anche secondo me. Non ascoltate più Radio DJ Nostra. Ascoltate solo Radio PNR, brava, potrebbe essere un'idea. Radio PNR, Big Cake. Big Cake. Ragazzi, abbiamo ancora un paio di pezzi da ascoltare. Visto che sono le 19:18, io direi di ascoltare ancora qualcosa. Io vedo tra l'altro un pezzo che adoro, che è questo qua in alto. Guarda un po', Edi. Questo qua, che dici? Dai. Io è un pezzo che pensavo intendesse me. Ma sei sposata? No, lo sai, lo sai. Se dicevi te era un pezzettino, è un pezzettino. Giulio, non un pezzo, un pezzettino che mi piace tanto. Non posso rispondere per rispetto di Don Paolo. Ciao Don Paolo. Allora dai, questo, cari fratelli, questo è un pezzo che arriva dalla fine degli anni Ottanta, più o meno, che adoro e che non vedo l'ora di sentire anche rifatto da te. Lo amiamo tutti questo pezzo. Ci metti il testo? Che io non sono un concorrente di Don't Forget the Lyrics. Ragazzi, un po' la base. If you don't know me by now, you will never, never, never know. All the things that we've been through, you should understand me like I can understand you. I don't know the difference between right and wrong, and gonna do nothing to break up our habit. Don't get so excited when I come on late at night, 'cause we only love the children when we are just food and fight. If you don't know me by now, you will never, never, never know me. Don't you know? Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we're together, it should be so easy to do. Just get yourself together, baby. Oh, we might wanna say goodbye. What good's a love affair when we can see eye to eye? If you don't know me by now, you will never, never, never know me. Ooh. If you don't know me by now, if you don't know me, you will never, never, never know. Our final moves, I got mine. Woman got yours too. Edi, il gladiatore. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together, baby. Oh, we might well say goodbye. What good's a love affair
when we can see eye to eye. If you don't know me by now, you will never, 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 baby. Ooh. If you don't know. Don't you know? If you don't know me by now, you will never, never, never know me. Ooh, ooh. Come piace a Luisella, yeah. A cappella, vai! È vibrato! Comunque niente, io quando Giuli mi parla non capisco mai cosa dice. Cioè, così da un sacco di anni. Non impatta, tu annuisci. Vedi, non è... come si fa con gli anziani. Non è un musicista. Vecchio scarpone, quanto tempo è passato. Boh, siamo arrivati a Vecchio Scarpone, ma cioè... anche a quel mazzolin di fiori. Provocare però. Se no ci sono anche quelle un po' più locali. Sì, sì. Ok. Mi piace la fi, mi piace la fisarmonica. Anche a me. Perché fai così? Era lo strumento. Che caldo, quanto ragazzi. Abbiamo ancora, Lu? Abbiamo pochissimo, abbiamo 6 minuti scarsi. Potevate fare in serie invece. Invece no, 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 ma scordatevelo Luisella, proprio. No, no, no. Luisella. Now I had the time. No, no, no. Al massimo la facciamo tutti insieme, se dai, volete. Bene, come chiusura la facciamo tutti insieme. Perché qua mi avete incastrato. Allora, io Vanessa sappiamo la memoria, quindi. No, buono. Io no. Sì, ok. Sì. Parla per te, Giuli, che tu sei forse probabilmente un concorrente di Don Fogerty. Don Fogerty. Lo stai dicendo, ma io sono famoso. Basta, ormai hanno buttato, no, a parte che hanno buttato via la domanda, secondo me. Sì, secondo me dopo questa puntata c'è una massa. Siamo in diretta. Però lì sono tutte in italiano, se non erro le canzoni. Questo... meno male. Giuli in inglese. Sì, sarebbe. No. Mi ha chiesto 3 canzoni in inglese, però io gli ho detto Gris. Però intanto poi non le fanno in inglese. Gris, Gris. E lì hanno detto, allora, io ho lo slang americano, va bene. Le gris. E lì hanno detto, ma con l'inglese, secondo me questo è forte. No, poi mi hanno detto, va bene italiano. Senti Giuli quando si alza. Sono le ossa, la vecchiaia. È croccante. Era il ginocchio. È croccante il Giuli. No, no, però bello, figo quel programma. Bello, sì. Non posso, ma mi piacerebbe partecipare. Proverò. Non puoi? Non posso. Poi perché ti spiego perché sei qua? No. Poi te lo spiego. Ah, sì, magari... perché lei è una. No, ma diccelo adesso. No. Giornalista? No. Beh, quello non credo che sia. No, ma è un'altra cosa che non si può dire, che dirò tra qualche mese. L'avevamo capito che non si può. Giuli non l'aveva capito. No, esatto. No, aspetta. Lei sembra brava. Sotto c'è qualcosa di pesante, per questo non può andare. Ma cosa stai dicendo? Ma questo è impazzito. Niente, conviene chiudere prima. Cantiamo. Sì, secondo me, guarda, mandiamo l'ultimo. E ci saluti. Sempre salve, Don. E se volete mandare un sms o un audio di WhatsApp dicendo Giuli Pirla e Pirla che non lo dice, non mandatelo le al numero 346 582246. Nessuno ha mandato degli insulti al Giuli, è vero, e neanche a me, perché io non sto simpatica molto. La gente mi ama alla fine. Dai, però io intanto vi ringrazio, adesso scherzi a parte, secondo me è stata molto divertente. Esatto, se volete salutare qualcuno, dai, mamma. Vale. Perché non si può? Certo. Ciao, mamma di Vanessa. Chi vuoi salutare? Saluto mia mamma, mio papà, mio nonno, mio e zio, tutti i miei quelli cugini. Che mi suo conosco. Compagno, niente, poverino. No, esatto, stavo aspettando. Ciao Federico, ciao. Ecco. Salutiamo anche le nostre. Ciao Giulia. Ciao Gioele. Ciao Gioele. Ciao Davide, no, quelli di Luisella. Questo è mio. Se volete saluto anche Body, Walter e Pulmino. Così. Tanto guarda che gatti. Sta tirando lunga. Spero che per siano non... gatti. Per non cantare. Sta tirando lunga, no, per non far la canzone. Io. Lo so, ma parlavamo di suo marito, che se vuoi saluto anche Body, no, la Madonna. Saluto i miei gatti. Allora, dicevo ragazzi, intanto vi ringrazio per essere stati qui. Ma domenica prossima invece ci sarà
99 su 100. Speriamo che questa volta tutti gli impegni riescano a incastrarsi. No, Johnny Depp no, ma Mary Montesano. Quindi sono... Mary. Ciao Mary. Io prenoto un tavolo. Sono molto contenta. Se riusciamo, chiedi a Mary di pago. Visto che lei ha un sacco di impegni, se forse riusciamo questa mica domenica. Mica come il Giuli che non fa anche a... E quindi poi vabbè, gli altri ve li dirò mano a mano, sì, che passeranno. Sì, ma noi dobbiamo cantare. Sì, Socia. Ma voi cantate. No, anche tu. Anche tu. No, tutti insieme. Dai, allora facciamo così. All together. Mamma mia. Now. Salutiamo gli amici che hanno seguito questa stranissima puntata di Jump on Stage. Io sono sempre Luisella. Vi salutiamo con questa canzone e io vi do appuntamento per una puntata un po' più seria per domenica prossima. Buona serata. Ciao. E ci troviamo sempre dalle 18 alle 19:30, perché sennò se non vi dico a che ora è, poi magari vi dimenticate, sempre su Radio PNR domenica prossima. E per Luisella Hippy, urrà! Radio PNR, Big Cake. Time of my life, and I will never feel like this before. Yes, I swear, it's the truth, and I owe it to you. And the time of my life, and I owe it all to you. Oh. I've been waiting for so long. I'm not funny for someone. Stand by me. Cosa? So the ride is on the wall as we fight this magical fantasy. Now a passion in your eyes is not the way we could disguise synchronicity. Gonna take each other's hands, come and see me understand. The girls say, just remember, you're the one thing I can get to know. So I tell you, this could be love, because I had the time of my life. Never felt this way before. It's, I swear, it's the truth, and I'm open up to you. Hey, baby. With my body and soul, I want you more than you ever know. So I just let it go to be your friend, to lose control. No, no. Yes, I know it's in your mind when you say, stay with me tonight. Stay with me, just remember, you are the one thing I can't get enough of. You say to something, this goes below, because I hate the time of my life. Oh, I never felt this way before. Yes, I swear, it's the truth. Vanessa, salta che le prendiamo! E perdonerete questo finale. Mi sono messa in gioco anch'io, dai. Bravissima! Brava! Ora Edi invocherà lo spirito di Pappalardo. Dov'è? The
the time of my life. No one ever felt this way before. Yes, I swear, is the truth. And I know that now to you. Buona domenica a tutti, a domenica prossima! Il corsivo! A tra poco! Acos Energia apre a Tortona. Il gruppo Acos dimostra la sua vicinanza al territorio locale mettendo a disposizione il servizio gas per tutto il tortonese grazie ad una nuova sede in strada statale 35 dei Giovi al numero 42, dove già sono attivi gli sportelli di gestione ambiente e gestione acqua. L'ufficio commerciale è aperto il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13. Per informazioni potete chiamare il numero verde 800 085 321 oppure il 366 492.